Eccoci nel vivo di questo peggioramento a carattere freddo che sta interessando e interesserà nelle prossime ore il nostro territorio. Già nella giornata di oggi si sono verificati i primi rovesci nevosi che hanno interessato anche i settori costieri e collinari, in particolare a sud di Ancona, quindi nelle Marche centro-meridionali. Nel corso della nottata e nella giornata di domani arriverà la parte più fredda del peggioramento in quota, che appunto attiverà delle condizioni di instabilità su gran parte della regione, quindi anche sul nostro pesarese. Come si può vedere dalla cartina, infatti, riferita alle ore centrali della giornata di domani, in verde sono le precipitazioni nevose che interesseranno in maniera irregolare, quindi non in maniera molto continua, ma diciamo sotto forma di rovesci, un po' tutto il nostro territorio, in particolare le aree collinari e appenniniche. Sempre la costa potrà vedere dei fenomeni nevosi sotto forma di rovescio, anche se su quei settori gli accumuli al suolo saranno veramente irrisori. E poi nel corso della serata e della notte avremo una temporanea attenuazione dei fenomeni lungo la costa, mentre le nevicate si concentreranno lungo la dorsale appenninica, dovute appunto ai venti da nord-est che determineranno un po' di effetto stau. Mentre nelle prime ore di mercoledì avremo una nuova ripresa e una nuova temporanea intensificazione dei fenomeni, che questa volta risulteranno più diffusi e probabili sui settori centro-settentrionali della regione, come possiamo vedere. E anche in questa fase, viste le temperature che si manterranno comunque al di sotto dello zero, i fiocchi di neve potranno raggiungere anche il litorale o comunque le zone pianeggianti. Poi nel corso della giornata di giovedì affluirà aria via via un po' più umida, ma anche leggermente più mite dai quadranti sud-orientali, quindi il tempo continuerà a mantenersi perturbato, però diciamo la quota neve tenderà gradualmente a salire, portandosi oltre gli 800-1000 metri, quindi continuerà a nevicare in Appennino, mentre sulle zone medio-basso collinari poi nel corso della giornata di giovedì le precipitazioni si trasformeranno in pioggia.